In un'epoca in cui gli aerei da caccia erano il più possibile piccoli, leggeri e manovrabili, come nel caso di Spitfire, Zero e Messerschmitt, ce n'era uno grosso, massiccio e pesante. Grande circa il doppio dei suoi contemporanei, era chiamato Jag, la bottiglia del lattaio, perché assomigliava proprio a quella. Il Republic P-47 Thunderbolt, Lampo, giunse in ritardo durante la Seconda Guerra Mondiale, in quanto il suo progetto era stato influenzato dalle prime battaglie aeree nei cieli della Polonia e della Francia. Nonostante ciò, è stato l'aereo da caccia americano costruito nel più grande numero di esemplari in tutti i tempi. Era veloce, affidabile, poteva sopravvivere a pesanti danni ed era potentemente armato. Il P-47 derivava da una serie di aeroplani sviluppati da Dasevsky, diretta da due emigrati russi, Alexander Dasevsky ed Alexander Karpeli. Quando il P-47 giunse al primo volo, però, Seversky si era ritirato e la sua ditta era diventata la Republic Aircraft. Ma le origini del progetto si possono far risalire al 1931. Seversky era un pilota ed un entusiasta dell'aviazione. Suo padre era stato il primo proprietario di un aereo privato nella Russia imperiale ed Alexander aveva volato durante la Grande Guerra con valore. Giunto negli Stati Uniti nel 1917 con una missione ufficiale, vi rimase e nel 1922 costituì la sua ditta con i proventi dei brevetti che aveva venduto al governo americano. Nel 1931 costituì la Seversky e quando Karpeli entrò a farne parte, cominciò a lavorare attorno ad un progetto incentrato su di un motore raffreddato ad aria e con esso dominò il trofeo Bendix negli anni 30. Tra i piloti di maggior successo vi era Jacqueline Cochrane, che contribuì ad attirare l'attenzione dei giornali sulla Seversky. I suoi aeroplani erano caratterizzati da grande autonomia e buona velocità di crociera ed erano tra i più veloci disponibili negli Stati Uniti. Nel 1937, quando i caccia dell'esercito e della marina volavano a 320 km orari, la Cochrane fece sensazione toccando 489 km orari durante il National Air Show. Lo stesso Seversky partecipava alle gare aeree e quando dovette ritirarsi a seguito di un incidente, il governo temette per l'avvenire della sua ditta. Infatti, nel 1935, la ditta di New York era diventata fornitrice degli US Army con l'addestratore BT-8 sviluppato dal biposto XBT. Il Thunderbolt, invece, si può far risalire al 71XP, alla base del P-35, primo caccia americano a carrello retrattile. Benché fosse un passo avanti rispetto ad ogni prodotto nazionale precedente, il P-35 era superato da prodotti tedeschi ed inglesi, più potenti e veloci, anche se era molto manovrabile ed aveva buona autonomia. Fu presto sorpassato e la ditta si dedicò al P-43. Che entrò in produzione solo come misura temporanea in attesa di sviluppi successivi. Il seguente P-44 non fu neppure costruito. Quando entrarono in servizio, P-35 e P-43 non erano aerei da combattimento particolarmente efficaci. Come il P-43, il P-44 avrebbe dovuto essere costruito attorno ad un motore radiale ed avere le dimensioni tipiche dei suoi concorrenti, ma sarebbe stato carente in protezione e volume di fuoco. Karpeli e la sua equipe si impegnarono per raggiungere i risultati stranieri ed avviarono lo sviluppo del P-47 nell'agosto 1939, lavorando su di un potente motore raffreddato a liquido.
In quei giorni Hitler scatenò il suo attacco alla Polonia e i progettisti americani si resero conto delle carenze dei loro aerei. La Germania, pur facendo ancora ricorso all'artiglieria a traino animale, aveva introdotto la guerra lampo con largo impiego di nuove tecnologie che si rispecchiavano soprattutto negli aerei e nei carri armati. Gli Stati Uniti possedevano un variegato bombardiere strategico, il B-17, ma in tutti gli altri ruoli del combattimento aereo erano rimasti indietro. Valutando i bombardamenti nazisti sulle città durante le prime campagne della guerra, si resero conto di non disporre di aeroplani adeguati a contrastare validamente attacchi di questo tipo. La guerra totale di Hitler aveva reso indilazionabile la creazione di un caccia intercettatore veramente valido. Come il P-47, tutti i progetti di aerei da caccia in corso di sviluppo per gli US Army si basavano su motori raffreddati a liquido di potenza insufficiente o non ancora messi a punto, tanto che diversi progettisti non si erano allontanati dall'idea di ricorrere agli affidabili e conosciuti motori radiali. Anche Cartwright elaborò un progetto attorno ad un Pratt & Whitney Double Wasp da 2000 cavalli e con gran parte della fusoliera occupata da un complesso sistema di sovralimentazione. Prese forma un gigante da 640 km orari armato con 8 mitragliatrici alari e in questa forma l'XP-47B prese il posto del progetto precedente e fu pronto al primo volo il 6 maggio 1941. Nonostante diversi incidenti durante la fase di messa a punto provocati sia da guasti al motore che da cedimenti strutturali per l'eccessiva velocità in picchiata, alla fine del 1942 apparvero le prime versioni di serie, la C e la D. Le previsioni erano state superate e la velocità massima di oltre 690 km all'ora fu particolarmente apprezzata, così come il volume di fuoco delle 8 mitragliatrici. Evidentemente, il P-47 era particolarmente adatto alla distruzione dei bombardieri nemici. Mentre la produzione in serie incrementava il ritmo e i problemi di gioventù venivano eliminati, emerse una nuova esigenza: la scorta ai bombardieri basati in Inghilterra. Sugli aeroporti dell'Inghilterra meridionale, squadre di tecnici civili rimontavano gli aeroplani inviati attraverso l'Atlantico e ben presto a questo compito si aggiunse quello di riportare in condizioni di volo i caccia danneggiati in combattimento. I Thunderbolt cominciarono ad arrivare pochi giorni prima del Natale 1944 e man mano che si rendevano disponibili venivano immediatamente assegnati ai reparti con il programma di equipaggiarne tre gruppi. Dovunque appariva il caccia suscitava scetticismo a causa delle sue dimensioni e quando fu confrontato con alcuni aerei tedeschi catturati dimostrò un solo reale vantaggio, la velocità, ma veniva battuto in manovrabilità ed accelerazione. Inoltre, la sua autonomia non era sufficiente a scortare i bombardieri fino ai loro obiettivi in Germania, ma in assenza di qualsiasi alternativa più valida, i P-47 furono inviati in battaglia a protezione dei bombardieri, compiendo la loro prima missione operativa sulla Francia l'8 aprile 1943. Anche se gli incidenti dovuti a cause tecniche rimanevano numerosi, i piloti si stavano adattando ai loro nuovi aeroplani, imparando a sfruttarne sempre meglio le caratteristiche positive.
Ricorrendo a diversi tipi di serbatoi ausiliari per estendere il raggio d'azione, i Thunderbolt migliorarono i loro comportamenti in combattimento ed in breve furono sviluppate nuove tattiche per consentire lo sfruttamento al meglio del vantaggio offerto dalla velocità. La scorta dei bombardieri avveniva per scaglioni che accompagnavano i quadrimotori il più a lungo possibile ed i sempre più diffusi JAG diventarono una sagoma familiare per gli abitanti dell'Inghilterra e per i piloti della Luftwaffe. I bombardieri erano stati progettati per assicurare la difesa reciproca con un grande numero di mitragliatrici, nell'erronea convinzione che potessero essere in grado di aprirsi la via fino al bersaglio e tornare illesi alla base. L'eventualità di uno scontro tra aerei da caccia non era stata sufficientemente prevista e vi furono perdite molto pesanti. Anche con la scorta dei caccia, i grandi bombardieri restavano vulnerabili e le perdite continuavano. Tuttavia, la pervicace prosecuzione delle missioni lentamente cominciava ad avere effetto sulla Germania, che presentava difficoltà nel rimpiazzare le perdite di uomini e macchine. All'epoca della missione su Emden del settembre 1943, cui si riferiscono queste immagini, gli equipaggi alleati non potevano ancora rendersi conto dell'effetto dei loro bombardamenti, mentre erano ben consci della realtà del grande numero di caccia tedeschi. Luftwaffe cercava di concentrare i propri attacchi sui bombardieri, ignorando fino a quando era possibile i caccia di scorta. Questo favoriva i Thunderbolt, che rimanevano al di sopra delle formazioni, per poi gettarsi in picchiata sui Messerschmitt e sui Focke-Wulf attaccanti. Quando avevano preso velocità, ai caccia tedeschi rimanevano poche possibilità di scampo. Questa stessa tattica era stata impiegata dai nazisti contro gli Spitfire. Ma i piloti della Luftwaffe appresero che non era possibile seminare i JAG. L'offensiva strategica continuò nel 1943 e nel 1944 con un continuo affinamento delle tattiche operative, mentre le ondate di bombardieri causavano gravi distruzioni alla macchina bellica nazista. Per i tedeschi, più gravi delle perdite di aeroplani erano quelle dei piloti. I loro assi, veterani delle campagne di Spagna, Polonia, Francia e Russia, erano sempre di meno ad ogni nuova missione, mentre i loro aeroplani, per qualche anno i più potenti di tutti,
erano stati progressivamente superati da quelli inglesi ed americani. L'industria tedesca non riuscì a mettere in campo tipi radicalmente nuovi in quantità sufficiente e continuò a perfezionare i Messerschmitt 109 e i Focke-Wulf 190. I tedeschi avevano dimostrato la capacità di produrre caccia a reazione, ma Hitler non credette in queste macchine e quando la Luftwaffe assegnò il Messerschmitt 262 al ruolo più congeniale di intercettatore, era troppo tardi. Così, tra il 1943 ed il 1944, la Luftwaffe non solo perse la superiorità aerea sull'Europa, ma non fu neppure più in grado di assicurare la difesa del cielo nazionale. Le perdite tra le formazioni di bombardieri giunsero a punte molto elevate ed il fatto che quelle del nemico fossero ancora superiori non era sufficiente a tranquillizzare gli equipaggi dei B-17. Anche i Thunderbolt venivano molto spesso colpiti, ma al contrario di altri caccia con motore raffreddato a liquido, per i quali anche un solo colpo a segno spesso significava l'abbattimento, continuavano a rimanere in aria. Con l'abitacolo del pilota corazzato e senza circuiti di raffreddamento o radiatori, i Jag potevano sopportare danni anche gravi. Tuttavia, i serbatoi di carburante erano in una posizione che rendeva facile l'incendio. Ed i piloti dovevano essere pronti a lanciarsi fuori se essi venivano colpiti. I bombardamenti di massa sulle città tedesche costrinsero la Luftwaffe a dedicare tutti i mezzi possibili alla difesa aerea, mentre la produzione industriale diventava sempre più difficile.
dato che molti P-47 terminavano le loro missioni disponendo ancora di grandi quantità di munizioni, fu facile pensare di impiegare il loro potere di fuoco durante la via del ritorno. Questo impiego occasionale divenne una regola e i voli di scorta furono abbreviati per lasciare un maggior margine di carburante per le azioni di mitragliamento. Dai bersagli occasionali si passò ad obiettivi specifici, dedicando particolare attenzione a ferrovie ed aeroporti. La Luftwaffe perse un grande numero di aerei al suolo ed il P-47 vide crescere la sua reputazione quale aereo d'attacco. La guerra aerea nel Pacifico, dopo i travolgenti successi iniziali del Giappone, vedeva gli Stati Uniti impegnati a costruire aeroporti strappando territori al vasto impero giapponese. Con queste basi, conquistate con la superiorità qualitativa e numerica dei mezzi, le forze americane avanzavano inesorabilmente. Le grandi distanze sulle quali si svolgevano praticamente tutte le missioni fecero sì che al JAG venissero preferiti i P-38 ed i P-51 che avevano maggiore autonomia. Tuttavia, anche i Thunderbolt furono impiegati in quel teatro e svolsero un ruolo importante. Furono dedicati soprattutto all'attacco al suolo ed ottennero risultati notevoli. Unitamente al Lightning, fornivano appoggio alle truppe di terra impegnate nei duri combattimenti per occupare gli arcipelaghi nella corsa verso il Giappone. Gli specialisti avevano amato il Thunderbolt fin dalla sua entrata in servizio. Era affidabile, robusto e sopportava le condizioni operative più difficili. I progettisti avevano tenuto conto dell'esigenza di semplificare la manutenzione e benché anche questo aereo, come tutti gli altri, presentasse qualche problema, era tra quelli su cui lavoravano più volentieri. Durante la guerra del Pacifico, i P-47 presero parte ad uno dei loro più celebrati cicli operativi, la Battaglia delle Marianne. Negli ultimi giorni del maggio 1944, da Bellows Field, sull'isola di Oahu, i Thunderbolt del 318° Fighter Group furono trasferiti a Ford Island presso Pearl Harbor.
Qui furono imbarcati su due navi per il trasporto di veicoli della classe Bay, la Manila Bay e la Natoma Bay. Su di esse furono imbarcati tre interi squadrons di Thunderbolt. In un'altra parte dell'isola veniva allestito il primo convoglio della forza di invasione che assieme alle truppe da sbarco aveva anche l'804° battaglione del genio aeronautico con gli equipaggiamenti necessari alla costruzione di un aeroporto. Questo stesso convoglio trasportava gli specialisti del gruppo da caccia. Le navi salparono dalle Hawaii alla volta delle isole Marshall. Intanto a Ford Island, dopo l'imbarco degli ultimi caccia, un secondo convoglio era pronto a partire. L'invasione delle Marianne doveva essere un importante passo avanti per gli alleati che da Saipan, Tinian e Guam potevano colpire Okinawa e Formosa scavalcando le Filippine. Come effetto immediato, l'occupazione delle Marianne avrebbe consentito di completare il blocco navale del Giappone, interrompendo i vitali rifornimenti di gomma e petrolio. I giapponesi non avrebbero potuto accettare facilmente la perdita di questo arcipelago, di cui possesso poteva risiedere la sopravvivenza o la sconfitta. Nella mattina del 15 giugno, i primi Marines sbarcarono sulle spiagge di Saipan. Naturalmente, le isole più importanti erano quelle su cui esistevano già degli aeroporti, appunto Saipan, Tinian e Guam. A Saipan, con 32.000 soldati, vi era la più grande guarnigione giapponese e per questo motivo costituì l'obiettivo principale. Prima dell'oscurità, vi erano sbarcati 20.000 uomini che avevano incontrato la dura resistenza giapponese. Cominciò una sanguinosa avanzata palmo a palmo, mentre in mare due flotte di portaerei navigavano l'una incontro all'altra. Il giorno 19 ebbe inizio la battaglia navale, che vide in azione la quinta flotta dell'ammiraglio Spruance, in quel momento la più potente del mondo. Intanto, le forze sbarcate a Saipan spingevano inesorabilmente verso l'interno le truppe giapponesi, che si trincerarono sulla collina.
Il giorno 17, i Marines catturarono l'aeroporto di Aslito ed il 18 i giapponesi erano stati respinti lontano dal suo perimetro. Le scene di distruzione attorno alla spinta testimoniavano la durezza degli attacchi compiuti nelle settimane precedenti dai bombardieri e dai caccia imbarcati della Quinta Flotta. Successivamente era stato al centro di accaniti scontri tra le forze di terra. L'aeroporto era ricoperto dai relitti di aerei giapponesi. Al giorno 20, le perdite nipponiche nel corso della campagna ammontavano a 450 aeroplani e buona parte dei loro equipaggi. Da questa sconfitta, le forze aeree di Tokyo non riuscirono più a risollevarsi. Gli specialisti americani, sempre col rischio di essere bersaglio dei tiratori scelti giapponesi, riuscirono a ricostruire l'aeroporto. Il 22, sette giorni dopo lo sbarco iniziale, la pista fu pronta, mentre le due navi da trasporto rimanevano a poco più di 100 km al largo, pronte a lanciare i Thunderbolt. Naturalmente, Kurt Paley, quando aveva progettato il suo caccia, non aveva pensato all'impiego navale, ma i Thunderbolt sarebbero stati soltanto catapultati in aria senza avere necessità di rientrare a bordo, decollando al ritmo di uno ogni due minuti. Tutti furono lanciati con successo ed atterrarono sull'aeroporto di Saipan, ribattezzato Easley Field. Mentre compivano il circuito d'atterraggio, i loro piloti potevano vedere il fumo della battaglia in atto sulle colline a pochi chilometri di distanza.
Subito dopo l'arrivo, gli aerei furono inviati in combattimento ed i primi di essi avevano già compiuto diversi attacchi prima della notte. Le otto mitragliatrici da 12,7 mm erano montate nelle semiali all'esterno degli alloggiamenti dei carrelli e la sistemazione dei nastri aveva richiesto la loro caratteristica posizione a scala. L'installazione era pratica, robusta e facilitava la manutenzione. L'armamento di caduta del Thunderbolt veniva costantemente migliorato e potenziato. Inizialmente, l'installazione dei razzi da 127 mm era stata mal progettata e non consentiva sufficiente precisione, ma l'inconveniente fu rapidamente corretto. Benché non si potesse definire un bombardiere in picchiata, data la sua tendenza a superare i limiti strutturali di velocità, il Thunderbolt aveva buone capacità di carico e in passaggi veloci a bassa quota poteva sganciare due bombe da 225 kg con sufficiente precisione. A Saipan fu usata per la prima volta una nuova arma, il napalm, un liquido incendiario costituito da nafta o benzina e saponi con acido palmitico. Con esso venivano riempiti i serbatoi ausiliari dei P-47 dotati di un detonatore. I caccia furono un fattore importante fino alla fine della campagna e nell'occupazione di Tinian e Guam. I combattimenti a Saipan finirono durante la prima quindicina di luglio, con la perdita da parte giapponese di oltre 26.000 uomini. Ed il giorno 23 ebbe inizio l'invasione di Tinian. I JAG compirono migliaia di missioni dall'aeroporto al campo di battaglia, fornendo un appoggio decisivo ai Marines.
Benché i giapponesi a Dingyan opponessero la massima resistenza, le loro possibilità di successo erano irrisorie. I Thunderbolt avevano il totale dominio del cielo e potevano attaccare a piacimento la guarnigione nemica assediata. All'aeroporto, gli specialisti ed i piloti non in servizio avevano la non comune possibilità di vedere in azione gli aeroplani del loro reparto all'attacco delle postazioni nemiche con razzi, bombe e napalm. L'importanza strategica della battaglia delle Marianne è testimoniata dal fatto che il 18 luglio in Giappone il governo Tojo rassegnò le dimissioni. Durante le operazioni vi furono alcune delle operazioni anfibie più importanti di tutta la guerra del Pacifico e fu l'ultima volta che i giapponesi riuscirono a mettere insieme una forza aerea imbarcata. Fu anche un importante esempio del peso che i P-47 potevano avere nell'appoggio alle forze di terra. La stessa cosa del resto si era verificata in Europa durante gli ultimi mesi di guerra, soprattutto ad opera degli aerei della Non Air Force. Durante la pianificazione dello sbarco in Normandia, era stata prestata considerevole attenzione alla necessità di una forza di aerei d'appoggio tattico per contrastare le formazioni tedesche che avrebbero dovuto opporsi allo sbarco. Durante le prime fasi dell'invasione si verificarono difficoltà di collegamento aria-suolo, che furono superate con l'istituzione di controllori del servizio detto FAC, Forward Air Control, per mantenere un contatto diretto con i cacciabombardieri P-47 o di altro tipo da parte delle forze di terra. Anche in questo caso, gli aerei degli US Army Air Force si rivelarono un elemento efficace ed importante dell'inesorabile avanzata alleata attraverso la Francia e verso la Germania. Dalla seconda metà del 1944 in avanti, i reparti di supporto per costruire e ripristinare aeroporti svolsero un'attività simile a quella condotta nel Pacifico. Operazioni dirette a distruggere il potenziale della Luftwaffe continuarono e, unitamente alle perdite subite dai tedeschi durante i bombardamenti, fecero sì che i cacciabombardieri americani ottenessero il completo dominio dei cieli di Francia e Germania già prima dello sbarco in Normandia. Nelle operazioni di scorta a lungo raggio, i Thunderbolt erano state sostituite dai P-51 Mustang,
che avevano maggiore autonomia e che con i loro motori Rolls-Royce Merlin erano forse i migliori aerei da caccia basati a terra di tutto il conflitto. Oltre a partecipare alle missioni di appoggio alle truppe sul campo di battaglia, i P-47 furono impegnati in una campagna tattica rivolta alla distruzione della rete dei trasporti nazista, con costanti attacchi paralizzanti a veicoli e convogli ferroviari, ostacolando i movimenti di truppe e carri in direzione del fronte, ed infliggendo gravi perdite alle forze di riserva tedesche prima ancora che raggiungessero il fronte. Man mano che gli alleati avanzavano in territorio tedesco, incontravano scene di distruzione che confermavano l'efficacia dei cacciabombardieri. Il loro successo più evidente era stato la paralisi della rete ferroviaria. Sulle città tedesche, i bombardamenti tattici avevano completato le immani distruzioni provocate dai prolungati bombardamenti strategici. Le forze di terra in avanzata attraversavano con le loro colonne uno scenario di distruzioni senza precedenti. Anche durante la Prima Guerra Mondiale si erano vissute situazioni comparabili, ma limitate al teatro dei combattimenti. Qui invece interi paesi erano stati trasformati in macerie. A quest'opera avevano contribuito notevolmente i cacciabombardieri, specialità che nel senso attuale del termine si può dire sia nata proprio con i Republic P-47 Thunderbolt. Questi aerei, infatti, dotati nelle versioni finali di un motore da 2.800 cavalli, potevano superare i 750 km all'ora e, nonostante le carenze in fatto di manovrabilità, potevano affrontare qualsiasi caccia nemico con le loro 6 o 8 mitragliatrici da 12,7 mm. Senza alcuna modifica, potevano caricare anche un serbatoio ausiliario ventrale e due bombe da 225 o 450 kg, oppure 10 proiettili a razzo da 127 mm. Una volta sganciato il carico, tornavano in grado di affrontare la caccia nemica. In questo ruolo non furono soli, in quanto possibilità grosso modo simili appartennero anche a P-38, P-51 e Corsair da parte americana e ai Tempest da parte inglese. La produzione dei P-47 ebbe termine nel dicembre 1945. Nei 4 anni successivi al primo volo avvenuto nel 1941 ne furono costruiti 15.683, il quantitativo più alto mai raggiunto da un aereo da caccia americano. Il Thunderbolt si dimostrò uno dei più efficaci strumenti della macchina bellica americana durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell'impiego tattico aprì la via a concetti operativi che rimasero validi anche nei conflitti successivi. Mentre la maggior parte dei P-47 era impegnata nel ruolo tattico, l'ultima versione, la N, era stata sviluppata espressamente per la scorta a lungo raggio ai bombardieri B-29 inviati a bombardare il Giappone.
Ancora nel 1945 vi erano alcuni dei primi P-47B detti Razorback schiena rasoio per la forma del dorso della fusoliera in servizio operativo, a dimostrazione della validità del progetto e dei metodi costruttivi. Dopo la guerra, i P-47, come altri tipi contemporanei, furono rapidamente superati dall'avvento dei jets, ma servirono ancora relativamente a lungo nella Guardia Nazionale ed in alcune forze alleate, tra le quali l'Aeronautica Militare Italiana. Diversi finirono la loro carriera in America Latina e tra gli ultimi ad abbandonare il servizio vi furono nel 1969 alcuni esemplari peruviani. L'ultima azione militare che ha visto il coinvolgimento dei P-47 si è svolta durante la rivoluzione in Santo Domingo nel 1964. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i P-47 compirono 545.575 missioni per un totale di oltre 1.300.000 ore di volo. Fu accreditata loro la distruzione di oltre 7.000 aeroplani, 3.752 dei quali in combattimento aereo. Cifre che dimostrano, oltre al successo in assoluto, che la macchina era ugualmente valida nel ruolo aria-aria che in quello aria-suolo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i giornalisti inglesi, sentendo che l'enorme caccia era chiamato dai suoi equipaggi Jug, pensarono che fosse il diminutivo di Juggernaut, la divinità guerriera indù nota anche come Jagannath o Moloch, senza rendersi conto che il nome era quello americano della tipica bottiglia del latte, dato all'aereo per la grande sezione della sua fusoliera. E infatti, il P-47 aveva costituito un primo passo verso la tendenza a realizzare aerei da caccia sempre più grandi e sempre più potenti. Il Jug è stato uno dei più importanti aerei da combattimento della Seconda Guerra Mondiale, ponendo una forte candidatura per le prime posizioni di un'ipotetica classifica dei più grandi aerei di tutti i tempi.